O potente Lord Enma, signore di tutti gli yokai, puoi poggiare la tua mano sul mio tablet e far così uscire da quella maledetta slot kai un extreme homebrew. Grazie. Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Yokai Watch Puni Puni. Oggi inizia il nuovo evento, ma prima ci sono un po' di cose che bisogna fare. Dopo aver passato un'altra notte insonne, hey, guarda un po', 8529 punti, che però dovrebbero essere in realtà 1000 in più, perché diciamo sbagliato e ho slottato 2 da 500, però da quelle 2 da 500 mi è uscito niente e un biglietto per Kirakoma, quindi oggi si va a provare a prendere Thomas Energison o Edison e anche Kirakoma. Kirakoma, dopo averlo trovato sulla slot Kai Oni in Wibble Wobble, la mia live di chiusura di Wibble Wobble, direi che sarebbe anche giunto il momento di andarlo a prendere qui su Puni Puni. Come vedete ho trovato un modo normale di registrare video, anche se comunque sia può sempre migliorare, e praticamente bastava che connettessi il cavo USB con... e poi accendessi Side Sync senza stare a comprare chissà quale cavo, quale splitter, quale diavoleria, e quindi insomma l'ho fatta facile. Ora però dobbiamo andare a prendere, cercare di prendere Extreme Homebrew. Faccio solo questa perché vorrei tenermi qualche punto per la slot, per l'evento che viene fra poco. Dai Emma, te l'ho chiesto per favore. Attenzione, 2 gialle, 2 oro. Emma, ti prego. Eccolo, questo è nuovo. Questo è nuovo. Oh, no. Ah, ok. Matenho, il demone re del cielo? Che nome è? Matenho. Matenho. Oh, perché sta a indicare. Praticamente sarebbe Ma demone ten, cielo o cieli, paradiso. Comunque sia, non più cieli che paradiso, e O che sta a indicare appunto re, o H che sta a indicare il re. Ok, non penso sia uno yokai malvagio, nel senso pessimo, però no. No! Qua è livello 3! E qua come livello 3? Quanti l'ho trovati? Non è possibile ragazzi, non è possibile. Chissà se io non avessi fatto quelle due slottate sbagliate alla 500, perché ho la coccia bacata, magari chissà avrei potuto forse trovare Extreme Homebrew. Ma per me stavolta nessun Extreme Homebrew. Spero che rimettano uno degli Yokai Goku, comunque sia, sono Yokai Goku, che stanno a indicare l'Extreme, o Nevaria, qualcun altro di questi, che poi alla fine vanno tutti quanti a influire su questo Yokai al centro, che non so chi è. E se il prossimo yokai dell'evento fosse lui, non lo so, ci manca davvero poco, quindi andiamo subito a vedere i pass di Kirakoma e di Energison. Sto usando un team da farming che mi ha consigliato meglio Zap, un altro grandissimo giocatore di Yokai Watch, mi ha consigliato di tenermi solo Shogunian e di usare quelli che ingrandiscono le sfere e booster di attacco e booster di punteggio. E sì, non è un granché ancora perché non ho Octaserpe. Se avessi Octaserpe potrei fare qualcosa di un pochino più elaborato. Quindi avrei anche l'uovo, andiamo a fare pure questo, chi se ne frega, facciamo tutto oggi, vai. Tre eventi, tre lotte speciali più l'evento che arriverà fra poco. Wow, c'è un amico che sta qui facendo l'evento. Questa maledetta, non ci spero neanche più oramai. Anche se stavo pensando, a parte che devo potenziare l'Energy Max sia di Bambaraya, Majin Bambaraya come si chiama, e anche di lui che non ho idea di come si chiama sinceramente. Ho visto che ingrandisce i puni, quindi mettiamo di squadra, via. Gli ho potenziato l'Energy Max di uno, quindi insomma sta buono così lui. Vai, doppio. Quasi G, ma non ce la facevo. Forse ce la facevo ad accumulare un altro per fare il G, ma non penso. Cavolo, a vederlo sì, ce l'avrei fatta. Potevo fare un altro G, facevo molti più danni, ma vabbè. Potevo fare massimo 11-12 milioni proprio, se facevo un altro G, però vabbè. È buono pure così, dai. Ci accontentiamo. Infatti poi c'ho anche livelli bassi con loro tre più che altro. Oddio, Platino sta quasi... No, niente, non ci riesco.
Platino sta quasi a 50. Andiamo a fare Energison. Ci vorranno degli yokai speciali? No, una volta già l'ho fatto e non mi sembra che ci siano voluti yokai speciali. Più che altro sono curioso della terza stella. Che ci vuole sempre? Lui no. Niente, non sono riuscito a caricare Shogunian, ma... Beh. E le sfera sacra, bah. Questi poi non penso siano affetti da yokai che ti aiutano a farli diventare amici, quindi neanche ci provo. Barbombell ce l'ho? No, ce l'ho su Weeble Wobble. Niente allora. Anche fosse sta su Weeble Wobble. Sì, mi porta nella mappa di Kirakama. Hehehe, Kirakama. Ciao. Ah, è così sei tu che mi cerchi. Sì, sono io che ti cerco, ti voglio distruggere. Più che altro ti vorrei fare amico. Poi dopo ti distruggiamo con calma, se è. Se vuoi prima essere distrutto, dimmelo che facciamo subito, eh. Non c'è problema. Nessun problema. Vai, siamo in fever, facciamo tutto, scassiamolo di botte. Cercando... Ah, poi il cibo non gli ho dato. E vabbè, ci pensiamo, mo ci pensiamo, dai. Fa vedere che ti mangi tutto. Oh, il cono gelato, via, mangia, più sto cono gelato e magna. Oh. Vai, scassiamolo. Con G! Ancora non ho letto come si chiama l'attacco di Rokushaugen. So solo che fa male. Perfetto. Ma un pochino. 5, 2, 46. Eccolo, preso! Oh, no, non ci stavo, non stavo a guardare. Oh, posso usare Kirakama finalmente. Oh, che no, oh, lui però... Oh, come... Oh, cerchiamo di... Allora, cervello, ragiona. Metti insieme le parole bene. Lui è ottimo per farmare. Lui è ottimo per farmare. Lo adoro. L'ho visto usare da tanti. È ottimo, ottimo, ottimo. Grey, ottimo direi. Occhi Rakoma. Perfetto, perfetto. Io posso anche concludere qui. Io che watch Puni Puni, basta. Sono contento, sono contento. Che ho trovato... 20 punti? Quello già ho predittato perché sapevo che era quello. È una cavolata fare 20 punti ogni giorno. Sì, sono ancora qui sulla mappa perché preferisco giocare agli eventi piuttosto che giocare comunque sia le partite. Giocare che la mappa. Anche se in un paio d'ore dovrei anche riuscire ad arrivare a Valdoro del passato. Comunque sia, mo ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo quando inizia l'evento. Ebbene, ecco, inizia l'evento nuovo. Vediamo un po' cos'è. Trispecchio ci porta nel passato? No. Però qui abbiamo Whisper del... No, 30 anni nel futuro! Questi sono i personaggi di Darkside, di Shadowside, non Darkside, Shadowside. Whisper ci sta dicendo roba, ma non capisco, non c'ho voglia di starla a tradurre. Posso scegliere... Oh, tipo popcorn facciamo? Oh, grande! Allora... Non ho idea se questo sia il figlio di Sandrone, ma questi due sono i figli... Lei è figlia di Nate e Katie. Lui è un altro personaggio principale, ma non so che ruolo abbia, perché non lo sto vedendo. Sinceramente è più matura, più o meno, come saga, sto vedendo le sintesi. Vediamo un po' che ci danno. Tre anime. 100 punti, va bene. Oh, un... cos'è? Tofu Sapion? Cos'è? Stavo dicendo, no? Che sto vedendo le sintesi, quindi la serie mi sembra abbastanza più matura da quello che dicono i riassunti. E mi piacerebbe vederla, ma per il momento non la sto seguendo. No, ragazzi, che troviamo? Che SS troviamo? S, 3S. Cacchio. Oh, questo è un altro Emma. Chi è questa, mo? Tribù generosa? Ah, ma sono gli yokai nuovi. Robonian... Robonian 00. Robonian 00 Shadow. Versione oscura. Quindi, ok. E praticamente... Ok, punti salute, punti salute. Lui in coppia con Robonian... Aumenta... Aumenta qualcosa, ma non capisco bene. Ha tanti punti di attacco... Tribù Emma, però non tutti
le battaglie a punteggio richiedono le tribù M, pochissime, quindi insomma per il momento penso che possiamo anche starci. Allora scegliamo un gruppo, ma io inizierei con la figlia di Nate e Katie, che non mi ricordo come si chiama. Sì, iniziamo con te, Rosa. Oddio, madre, la scelta rossa. Interessante, già stiamo perdendo. Com'è possibile? È appena scoccata la mezzanotte in Giappone, sono le 5 e 5 in Italia. Com'è possibile che da soli 5-6 minuti massimo già siamo così con questi punteggi? Come? Com'è possibile? Oh mio Dio, che è questo? Ah, oh! No. Questo cos'è invece, la mappa? Ah no, è come stiamo messi con punteggio, ok? Sì, alla fine diciamo 200 punti, mentre questo qui per sbloccare. Che c'è di bello? A parte i punti. Oh, Junia! Ok. Oh, la moneta G4. Dream Coin G4, ok. Livello 7, ma penso che arrivare alla fine sarà una passeggiata per gli yokai che ora. Davvero interessante. Comunque sia, il video lo termino qui. Mi interessava vedere con voi cos'era appunto questo evento appena iniziato. Che poi alla fine questo video uscirà domenica, quindi alla fine già l'avrete visto anche voi, niente, quindi... Oh, Whisper, cosa? No, aspetta. Ho capito. Ho sbagliato. Ho capito e ho sbagliato, vedi quanto sono stupido e impulsivo. Perché devo farlo scoppiare mettendo vicino i Wibwob. Devo fare tipo 5 per fargli un danno, ecco. Vabbè però ragazzi, no, questo evento così non mi piace molto. Perché richiede troppo impegno, richiede. Io voglio fare minimo sforzo e massimo rendimento, che è impossibile. Però devo andarci con calma. Quindi più o meno quando incontro gli yokai di livello 20-25, allora lì posso farmare. Posso farmare... Oh, l'ho scoppiato, ho ricevuto un punteggio. Ho scoppiato una bolla con quel testo, quella roba che c'era dentro, un libro, cos'era? Fogli? Ma proprio a culo? Ah, ma qui non andiamo con i punti! Andiamo con sta roba, con i fogli. Che loro fanno parte di un'agenzia investigativa, mi sembra. Quindi ora sto nei primi 4.000. Però quando faccio scoppiare gli yokai grossi, che faccio 5 pugni almeno, unisco, mi dà anche i fogli. Non so se ho le travegole io, oppure effettivamente sì, me li dà. Sarà molto interessante. Ad ogni modo, Cucci, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione come sempre link per Twitter e per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.